La tana del ferito, Ciao, Proterigno. Io ci ho preso un cazzo in faccia per colpa della sua fidanzata. Cosa? Ma chi ti ha dato il cazzotto? La sua fidanzata o lui? No, nessuno dei due. Ah, ok. Boh, non mi ricordo, penso sia un bodyguard. Ma è vero, tale. Quando era successo all'Hollywood? No, just. Posso saperlo? Just cavalli. Oh, sì. Non mi ricordo molto, mi ricordo solo che era andata. Ah, ok, stavamo a Jazz Cavalli. Ah, sì. E dopo il concerto di Alfa, mi pare, che c'era l'after party al Jazz Cavalli. Stavamo là, una certa imboccava le vedovatti, e mi fa... C'è un signore che mi sta rompendo le palle, cioè che mi sta tipo trattando male, una cosa del genere. E quindi, siccome è un bello brillo, vado là... Ho sbagliato, a imbruttire, tipo a fare il coatto, no? Quindi esco fuori e faccio, chi è che ti rompe con lei? Mi dica un signore, mi fa lui. Vado lì e faccio, che sta succedendo? Lui mi fa, ah, te sei un altro di quello con i followers. Io ho fatto, sì, sono io. Lui fa, lo sai che io ho 1 milione di followers. E io lo guardo e faccio, io ho 1,5 milioni. Lui si intoppa tantissimo e mi fa, allora io ce n'ho 5 milioni. Vabbè, era ubriachissimo pure lui, E mi fa, allora io ce n'ho 5 milioni, io faccio, ok. E stavamo tipo, non dico faccia a faccia, ma a distanza così. E qui mi fa, ma non mi ha detto il romano, non mi ha detto che mi sta imbruttendo. Una cosa tipo in milanese, tipo, non lo so. Mi ha detto il che mi sta imbruttendo, versione milanese. Mi stai tirando in mezzo? No. Mi stai facendo brutto? Sì, del genere, quelle stronzate di buoni milanesi, non lo so. E quindi io faccio, no, io te sto imbruttendo, io voglio solo capire che è successo. Mi fa, allora fai un passo indietro. E io, per piallo per culo, faccio un mini passo indietro, cioè proprio con i piedi faccio questo, al posto di fare un passo indietro, mi fa, ti ho detto fa un passo indietro, intoppatissimo. Faccio un altro mini passo indietro, lui che fa? Pia il telefono, dalla tasca, lo guarda tipo 3 secondi, questo qua ti presenti, c'erano Alfa, le notti che mi guardavano, guarda il telefono, mi guarda a me, mi tira una cartella col telefono in mano, mi piglia sull'orecchio, col telefono, e poi fa gli altri bodyguard, portate fuori sto coglione, mi caricano in braccio e mi portano le mani. Ma cosa? A te? Era un pezzo grosso. Come a te? Vabbè, ma perché era un pezzo grosso, se vede sto signore. Ma scusa, ma in tutto questo Vale cosa c'entra? No, cosa che lei è successo poi alla fine? Mi sa che lui stava a fare anche a lei, ma adesso è una di quella con i followers, capito? Ah, stava dando fastidio. Beh, lui è andato dal tipo perché gli dava cioè Valeria gli ha detto che quel tipo gli dava fastidio, quindi per questo. Tu dove eri, Jody? Io non c'ero, ero... Voi stavate già insieme alla cosa... Beh, noi in realtà sì, ci sentivamo già e tutto quanto, però non stavamo insieme. Ah, ma è una cosa vecchia. No, sì, diciamo che sarà stato attorno... Non c'era ancora la pandemia. Ah, minchia. Quando è stato il concerto di Alfa, gennaio, febbraio? Sì, appena prima della pandemia. E quindi sì, cioè se l'avessi saputo sicuramente sarei andato su tutte le furie. Cosa però avresti fatto? Avresti non c'era. Tipo? Non avrei fatto come Vale perché non sono un tipo che riesce a prendere le cose così di petto. Però avrei detto diamoci, cioè, sarei spostato un pochino, detto tranquillo, tutto a posto. Sì, siamo quelli coi follower, va bene. E basta. Tu Gidone sei uno violento? No. Anzi, io se devo proprio dire la vera verità, a me mi inquietano un po' queste situazioni. Cioè, io meno sono in mezzo al casino, meno sono in mezzo a sta gente. Io sta gente proprio la borro. Quelli che sì, vengono là, ma io perché di... ero ubriaco, No, pure io facevo pipa. Io non ho mai fatto a botte in vita mia. No, certo. Mai. Ma anch'io, in realtà anch'io Vale, effettivamente, quando magari c'è qualcuno ubriaco che fa il coglione, gli dico, zio, dai, a posto, tutto a posto. Gli dico, tranquillo. Vuoi qualcosa? Cioè, capito? Non è che, vuoi da bere? Secondo me è vuoi vera. Vuoi un po' che ti offro da bere? Secondo me è vera. Sì. E vabbè, dipende. Cioè, ma tu, Giudone, ti posso proporre una situazione tipo molto utopica, però vorrei capire tu cosa faresti. Se sei in giro con Valeria, uno a caso, mentre camminate, le tira una spallata e la fa cadere. Tu cosa fai? Non lo so. Io la... Penso che mi... là tira penso fuori che la reagirei pistola. Fuori di testa. Probabilmente le prenderei. Però anch'io sì. Lo stesso. Anche perché, cioè, là non ragionerei. A me se mi toccano o mia madre o mio fratello o Vale, io vado fuori di testa. A parte che
cioè, già se toccano una ragazza in generale, ah, sì, certo, è una in roba generale, veramente, certo, marcia, che proprio ti fa incazzare. Ok, e se invece in bocca sono tipo in 15 di quelli cattivi, in bocca. Vabbè, ma lì, cioè, visto che là io urlo, chiamo la polizia, cioè, che cazzo è? Ma do gli unni? Vado un attimo in bagno. Vabbè, cosa succedere queste situazioni, ragazzoni, bisogna stare sempre attenti. Cadute le vacanze. Arriva il brother! Mi manca stare da solo.